Ciao fans. Siamo qui oggi nell'idromassaggio e fa anche le bolle, guardate, aspettate. Però adesso lo stoppiamo, se no non si sente l'audio. Siamo qui nell'idromassaggio di questa suite all'ultimo piano di un hotel di Trento. Hotel B-Place. Perché poi ce l'avete chiesto tutti, ma dov'è che c'è l'idromassaggio in terrazzo? Hotel B-Place, per festeggiare l'anniversario che era il 24 marzo. Il video uscirà più avanti e adesso siamo già a fine aprile praticamente. Esatto. Però vabbè, era per contestualizzare. Siccome ci avete fatto un po' di domande su Instagram, Facebook, eccetera, abbiamo colto l'occasione per fare un video di Q&A un po' diverso, prendendo ispirazione da un'altra persona che aveva fatto un video simile. Sai chi era? Sì, e mi piace anche. Comunque, la prima domanda è questa: ma siete sposati? No, non ancora, perlomeno. Perlomeno, prima o poi sì. Se nessuno dei due muore prima, prematuramente. Tocchiamoci. No, okay. Bisogna organizzarle, se no non è che schiocchi le dita, sì, batti le mani, schiocca le dita, muore alto, tutta la vita. Con calma. Oh signore, questa è impegnativa. Come vi vedete tra 30 anni? Ma così, nella piscina. Innanzitutto, diciamo quanti anni abbiamo tra 30 anni. Tra 30 anni io ne ho 56. Eh sì. Mamma mia, sarò una di quelle milfone. 56 sei già una gilfona. Oddio. Eh sì. Mamma mia. Milfona è dai 30 ai 45. Dopo i 45 inizia a scollinare la categoria. Io ne ho 62. Madonna. No, da 30 anni saremo... Non lo so, spero di riuscire a... vedere la vita ancora con gli occhi di come la vediamo adesso, quindi riuscendo a comunque stupirci anche delle magari cazzate come la doccia porno, per dire, quel video che ha fatto milioni di view, che era una cazzata, però noi non l'avevamo mai vista, un buco nella parete della camera con la vista sulla doccia, e quindi tra 30 anni spero di anche con queste piccolezze avere ancora magari questo divertimento, non lo so. Ora, siamo arrivati nella camera d'hotel, prima cosa che vediamo, a parte che c'è uno schermo che è grande come quello che abbiamo a casa, tipo 42 pollici, ma poi fai vedere la doccia porno. Cioè, che bello. No, tu vai nella doccia però, scusami, Ah, ok. Ma c'è le scarpe. Vabbè, non c'è entrare, fa vedere. Cioè, si vede dentro? È una cosa bella, secondo me. Sì. Poi per il resto spero di aver fatto carriera, cioè non in questo ambito di intrattenimento, diciamo, carriera nel lavoro vero, e spero di avere la mia piscina, col mio idromassaggio, la mia villa, magari anche un bel Porsche e un Panigale, così, da tenere lì, ma anche solo da guardare di bellezza. Vabbè, oh, se devi sognare, è meglio farlo in grande. Tu? Ma allora io mi vedo insieme a te. Vabbè, poi? A parte questo? Mi vedo ma con pochi nipotini intorno. Pochi. Io mi vedo con pochi capelli, visto che tu pochi. Ok. Penso pochi, perché penso che, cioè, almeno siamo d'accordo che... Tra 30 anni non penso che avremo dei nipotini, sinceramente. No. Perché vorrebbe dire che poi... tuo figlio gli fa molto presto. Ah, ok, no, non fateli presto. Quindi godetevi la vita. Finché si può. Ok. Allora, mi vedo, spero di far carriera anche io nel lavoro che ho appena iniziato. Mi vedo anche io con un Porsche regalato da Buzzini. Il mio? No, un altro. Ah, un altro. Solo mio. Scusa. Cioè, ok. Va bene. E con la mia bellissima casa tutta domotica. Beh, tra 30 anni pagata da Buzzini. Tra 30 anni è probabile che sia così. Ecco, con una super sportiva. Bene. Però io la uso, non è che la tengo lì. Magari io a 62 anni inizio ad avere qualche piccolo problema a usarla, però vabbè. Passiamo alla domanda dopo, che se no stiamo qua 2 ore su questa. Allora, ci chiedono: avete mai pensato di girare l'isola d'Elba e un po' della Toscana? Beh, ci piacerebbe, perché no?
Allora, un po' della Toscana in realtà l'abbiamo girata. Sì, in macchina, però. Ma anche in moto. In moto. Quando siamo andati con i zii il primo anno. Sì, beh. Abbiamo fatto dei video nel 2018, qualità pessima, vi lasciamo anche questi in alto a destra, che non so mai se a destra di qua o di là mentre sta filmando, comunque da qualche parte in alto. Dalle Cinque Terre eravamo andati nella zona della Lunigiana, però avevamo fatto un passo sopra a Massa, dove si vedono tutte le cave di marmo. Flashback. In questo momento ci troviamo nell'Appennino toscano, nell'entroterra di Massa. Beh, bruttino, eh? Io una foto la farei. Si vede il mare? Sì. Oh cazzo, che figata. End of flashback. L'abbiamo girato di più in macchina toscana. Sì. Al mu giallo. Quanto è fico. Quali sono le tue emozioni? Bellissimo, ma poi essere arrivati mentre girano anche, che si sente il sound. Tanta roba. Che emozioni? Quante emozioni? Voglio un 4 cilindri. Bene, abbiamo deciso che questa sarà la prossima spesa. Adesso ci avviamo verso casa e poi chiuderemo il viaggio una volta che saremo arrivati a casa. Però ci torneremo presto. Perché più a sud, vicino a Grosseto, torneremo spesso perché la mia famiglia si è trasferita giù, vicino a Grosseto, in questo agriturismo, in questo podere vicino a Grosseto, quindi di questo possiamo fare il nome che fa bene la pubblicità. Ah, ok. Podere Laione, L' Aione, in provincia di Grosseto, precisamente a Scansano. Quindi se capitate in zona o anche no, potete andare lì. È gestito dalla mia famiglia. Perfetto. L'isola d'Elba in realtà è un po' piccola da girare in moto. Cioè forse andare lì apposta per girare in moto. Poi in alta stagione, da quello che mi dicono tutti, c'è veramente troppa gente. E bisogna andare primi di giugno. Sì, esatto. Prima o poi mi piacerebbe andare a vederla. Non sei mai andato? Non sono mai andato, no. Molto bella. Allora, questa più che una domanda è un'affermazione. Dice che le nostre tute sono molto belle. Probabilmente magari vuole sapere che modello sono. Beh, tute da moto, non la tuta certo. Da stare in casa. Beh, certo. O le tutine. Vabbè, comunque sono la marca del Veneto. Si vede in tutti i video, però. Vabbè, è dainese. Sono dainese. E noi preferiamo dainese piuttosto che alpine stars. Sì, sono più le linee di qualche anno fa con dentro il rosso fluo erano più tamarre. Quest'anno ho fatto dei colori che non ci piacciono tantissimo. Non gliele fregherà niente a dainese. Però quelle con rosso fluo ci piacevano tanto. Madonna, quanto mi sto divertendo. Si può alzare il volume che non si sente? E che cos'è? Una curva. E che cos'è? Poi erano in tinta con la moto e anche sul K che era arancione ci stavano. Sì. Modello il mio Assen, il tuo non lo so. Non ho idea. Però io sono in procinto di cambiarla, quindi magari quando vedete questo video l'avrò cambiata. Non credo, però. Allora, questo qua più che una domanda è un commento, tipo se possiamo fare un video sull'attrezzatura di base quando si va in moto. L'unica cosa che mi viene da dire è mettete le protezioni, perché recentemente un conoscente di famiglia è caduto a 30 all'ora, stava andando a fare benzina, quindi io alla spesa non ho capito cosa stava andando a fare. Comunque, percorso di 2 km, gli è partito l'anteriore a 30 all'ora perché c'era sporco in terra. E ha rotto la spalla e si è scarnificato tutto il lato dove è andato giù. La spalla è brutta, ma perdere tutta la pelle e avere la carne viva è peggio, secondo me. Sì, sì. Quindi anche se fa caldo mettete sempre protezioni. Ah, comunque hai letto molti messaggi e commenti che dicevano: ma come fate a andare in giro con la tuta d'agosto? Però vi stimo perché la sicurezza prima di tutto, ma io non ce la farei mai. Sì, li ho letti. Cosa ne pensi? Che sicuramente non è bellissimo andare in giro con la tuta d'agosto, però è quella più sicura che c'è. E non si stappa così male. No, quando vai no, semmai quando ti fermi, vabbè. Ma secondo me quando ti fermi fa caldo anche coi pantaloncini. Sì, esatto, fa caldo in ogni caso, ma quando vai io non sto male. Anche perché comunque un po' di aria ti passa sempre. Sì, beh, infatti.
Cioè, l'equipaggiamento di base è scarpe o comunque scarponcini da moto che vi protegga la caviglia. Non mettete le Nike o le scarpe da tennis. L'infradito. O l'infradito, vabbè, l'infradito devo essere sincero, li vedo più sugli scooter, che sulla moto è scomodo l'infradito, però mettete dei pantaloni, anche se non hanno le protezioni, però che siano pantaloni da moto, che un minimo di abrasione sull'asfalto la tengano, perché un paio di jeans in realtà appena toccate l'asfalto si disintegrano. Non sono fatti per cadere. Sì. E mettete una giacca che sia in pelle, tecnica, però un paraschiena. Sì. O che sia nella giacca, o se no mettetelo voi, un paraschiena in più, tipo conchiglia. E dei guanti. Sì, ecco. Io, ecco, una cosa, questo non l'ho mai, cioè veramente. Vedo gente sui passi in tuta o comunque kittati con le mani nude. Io, cioè, la prima cosa che si è andata in terra, mettete giù, sono le mani. Se no poi arrivano anche i sassi addosso. Ma i sassi, gli insetti. Ti ricordi quella volta che mi si è fermato un'ape grande così di fianco alla leva del freno? Mettete i guanti, ecco, cioè, forse è la prima cosa da mettere, i guanti. Sì, è una cosa che, cioè, è una questione di abitudine, perché quando ho iniziato non li avevo, poi quando li ho messi la prima volta non riuscivo, cioè, facevo poca fatica, sensibilità. Poi poca se adesso la usi senza, ti trovi, sì, male. Sì, quindi è soltanto questione di abitudine, come guidare una naked e guidare una super sportiva. E poi non risparmiate sul casco, cioè se dovete fare tanti chilometri non prendete un casco da 80 euro, perché se costa 80 euro c'è un motivo. Esatto. Se vi serve da battaglia, tipo io ce l'ho un casco che è costato poco, lo uso per andare in palestra, per andare al lavoro, sono pochi chilometri, apro l'armadietto in palestra, lo lancio dentro, si rovina un po', si graffia, pace, l'ho pagato poco. Però se vi serve un casco per fare chilometri, non risparmiate. Cioè, se potete comprarvi qualcosa di decente e sicuro, non risparmiate quei 100 euro, neanche 200 magari, per sì, dire. Esatto. Ciao fans, siamo arrivati nella nostra suite con l'idromassaggio in terrazzo. È piovigina! È piovigina, c'è un tempo di merda! Però... poteva andare peggio, poteva nevicare. Ci vogliamo far vedere, cioè. Facciamo vedere, facciamo un altro video a parte però. Esatto.